Ciao a tutti ragazzi, siamo qui al tavolo di Giovanni Cantonati. L'abbiamo già incontrato questo pomeriggio, come avete letto dal portale, per la presentazione dell'associazione dei giocatori di Texas Hold'em. Ora cerchiamo di seguire una sua mano al tavolo. Vedete, c'è stato un raise, mini raise da Hijack, cutoff ha visto. Ora andiamo a seguire questa mano, in gioco anche il bottone. Andiamo a inquadrare il flop, intanto c'è stato un check generale. Scende anche il turn 5 di quadri e c'è il bet out dell'original raiser per 1500 col immediato del giocatore sul cutoff e il bottone che probabilmente era entrato nel piatto per hot odds folda invece la sua mano. 9 di cuori al river, due giocatori nella mano. C'è il check e il bet a 5.000, mi pare un po' esagerato, probabilmente ha puntato un po' meno, non ho sentito la side. 5.000, quindi ecco, c'è il fold e il piatto viene spostato verso il vincitore della mano. Ne approfittiamo per scambiare qualche battuta anche con Giovanni. Come stiamo andando? Abbastanza bene, ne ho 26.000, abbastanza tranquillo, sai che il torneo nelle prime fasi si può solo perdere, mai vincere, e mi sono abbastanza bene, siamo tutti i bevuti hanno tenuto. Siamo perfettamente in average, quindi la struttura ci aiuterà con la giocabilità. Il primo traguardo è imbustare, chiudere la busta stasera, poi sì. Ti facciamo l'imbocca al lupo. Crepi, grazie. Avete sentito il sempre disponibilissimo Cantonati. Ora vi inquadro velocemente il tabellone che ci dice che siamo arrivati ai bui 100-200. Ora vediamo anche di mettere a fuoco la camera. 100-200 con 22.910 di average stack, come vedete 213 giocatori ancora in gara. Vi ricordo che come sempre oggi giocheremo 9 livelli, scusate, 6 prima della pausa cena e altri 3 dopo la pausa cena per concludere anche il Day 1B. Io vi do l'appuntamento ai prossimi aggiornamenti video, seguiteci su pokeritaliaweb.org. Come al solito, buon poker a tutti ragazzi e un grande saluto da Filosofo. Ciao!